Benvenuti ragazzi, eccoci per tutti questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati con la carriera allenatore con Luton Town. Dobbiamo fare tre partite molto importanti perché, allora, guardiamo il calendario, dobbiamo sfidare Chelsea, Watford e Leicester. Esattamente, esattamente. Quindi, allora, inizierei subito con il Chelsea, molto cattivi. Questa è la formazione, la conoscete vagamente dall'ultimo video, se non ve lo ricordate. Ve lo lascio ovviamente in descrizione. Siamo quarti in classifica, ma ciò non importa. Dobbiamo salvarci per chiudere bene questa serie. Perché la serie è partita dalla League 2, quindi dalla serie di inglese. E quindi siamo molto contenti di quello. Dobbiamo vincere. Leggenda 5 minuti pioggia. Se ci va bene, ci salviamo, chiudiamo la serie e ci andiamo in vacanza tutti contenti. Altrimenti ci avremo in culo. Quindi vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Facebook, che siamo trovati in descrizione. Vi lascio in descrizione tutti gli episodi precedenti. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle ciance, ciancio alle ciance. Mi metto le cuffiette e vediamo di spaccare il culo a sti londinesi. Attenzione! No, no, no. Mbappé? Sì, vabbè, ma non ci credo, li stiamo... Non ci voglio credere. Comunque c'è Davide Luigi contro Davide Luigi mio. Hanno due cognomi diversi, ma provenivano tutti dal Chelsea. Hanno tutti e due la stessa capigliatura. Vabbè. Primo buco, sta prendendo il gol in cazzo. Davide Luigi. Che come cazzo l'ha disturbato? C'è spazio per andare. Gran palla, pericolo. Attenzione a Robinson! Non ci credo. Robinson! Di pallonetto! Robinson! Non ci credo, raga. Ma veramente. La paperona qui di Courtois. Assurda! Una paperona assurda, il terzino Robinson, primo gol di stagione. Attenzione! Buco! Buco! Che cosa mi ha parato? Che cosa stavo sbagliando qui? Dai, corro un po' di più. Dai. Va bene lo stesso. Angolo, Abe, Barry. Crossa meglio. Buco, 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 buco. Basta, 2-0. Abbiamo finito qua. Ciao Chelsea. Ciao Chelsea. Porco Giuda, che buco che hanno lasciato ed è finita. L'81esimo non la vado più a perdere. È finita. Ci siamo portati 3 punti importantissimi contro una squadra importantissima, lo Stamford Bridge. Abbiamo anche dominato, tolto il posto sopra, abbiamo fatto due tiri in più in totale, sia in porta che in generale abbiamo fatto due tiri in più, cioè tanta roba, li abbiamo declassati, non sono contento di più. Allora, vediamo com'è messa il Watford, a 4 punti, 4 partite, 6 punti, noi vabbè abbiamo 4 partite, abbiamo 9 punti. Quindi se ci battono ci possono tranquillamente raggiungere. Allora, Bennett è andato in trasferimento. L'ho mandato in prestito, partirà ovviamente a gennaio. Devo fare vedere un attimo. No, ho sbagliato, scusate. Facciamo così, va. Devo vedere un secondo la formazione perché volevo far giocare Jackson al posto di Greco. Ce lo buttiamo qui, tutti i lati ovviamente sono freschi, anzi freschissimi. Quindi iniziamo leggendo 5 minuti coperto, finalmente ho iniziato un piovere in terra. Carichi per altri 3 punti. Siamo carichi? Dai, vabbè. Meno male, me ne sono accorto adesso. Meno male, non me ne sono neanche accorto io. Luca Crosta. Ma che portiere sei, oh? Ma che portiere sei, oh? No, 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 no.
Ah, ci voglio credere. Cioè, sono cose assurde. Boh. Sono cose assurde che mi mangio. Cazzo. Attenzione! Robinson! È il terzino d'oro, il terzino d'oro. Ma che bomba il tiro. Cazzo, meno male. Allan qui ha fatto una bellissima cosa a metterla in mezzo. L'ha schiacciata, però l'ha toccata un po' il portiere, altrimenti andava dritta dritta. Tanta roba, 1-1. E adesso vinciamo, adesso vinciamo. Che vi ho detto? Che vi ho detto? Che vi ho detto? Che vi ho detto? Sicurezza della Che vittoria cazzo vi ho è davvero detto? un grande vantaggio Che cazzo vi tattico ho e detto? psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico Tanta modo che roba. hanno. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finito. Guadagna metri verso l'area. Gran palla in mezzo, può 3-1. provarci. Ed è E questa è rete. un'azione da manuale. E Lo questa è stemma della un'azione da sorpresa manuale. che finisce in rete, nulla da fare per gli Haaland avversari. si prende gli applausi. Adesso la Splendida la vediamo giocata sulla palla dei bene. compagni. Perché Guarda parte. Ah che no, vabbè, dai, si rete. vede Ha male. trovato la porta Cazzo, con però grande si vede. Ve la precisione. Un metterò gol all'inizio. formidabile Prima del sotto gol. un Che grande giocatore con cazzo? un'ottima tecnica. 3-1 Watford. Grande. Attenzione. Attenzione, Attenzione. pericolo. Ho fatto il coglione. Bene. Finita però. Un fischio che mette fine al Allora, vantaggio. visto che Si chiude era qui la miglior dunque difesa una del campionato, partita io per il momento sono il storicamente. miglior attacco del campionato, visto che abbiamo salutato anche il Chelsea, ciao Watford, guardate le statistiche, 4 tiri noi, loro 2, tiri totali, loro 5, noi 6, comunque tolto il possesso palla che ogni volta mi battono, tutto il resto stiamo andando gonfie vele, comunque le statistiche sono sempre dalla nostra parte, 6 punti, adesso c'è il QPR da simulare e poi c'è il Leinster da battere. Carabao Cup, giochiamo con tutti i panchinari, tutti. Non ce n'è uno, raga, che non fa, capito, che gioca per favore, tutti devono giocare. Anzi, guardate cosa faccio, porto al posto di Mitchell o di Ricci. Di Ricci che è esterno, prendo Ricci, tolgo Edwards. Raga, tutti freschi. Vediamo cosa riescono a fare. Poi io, ragazzi, vado fuori, poco me ne sbatte, ma non è quello il problema. La simuliamo malamente perché non ci vuole giocarmi la Carabao Cup, cioè, non ha un minimo senso, quindi saltiamo, l'ha persa 3-1, ci sta, però ha segnato Gagliano, ottimo per lui, così almeno ogni tanto gioca, ogni tanto segna, sto cazzo. Vediamo 2 secondi, le email, grazie mister. Certo Luca, non ci sono problemi. Adesso c'è Leicester che è momentaneamente primo in classifica, ma noi siamo secondi a un punto. Quindi se li battiamo andiamo i primi in classifica. Ciao Chelsea, primate classifica. Allora, contro il Chelsea, contro il Leicester giochiamo con questa squadra. Crosta con Sampadu, Edwards, Robinson, Barilla, Maggiore, Banzu, Berry, Haaland e Abe. E i soliti. Quindi iniziamo. Andiamo a rompergli il buco dal hall. Per non dire altro. Leggenda 5 minuti non piove. Finalmente ogni tanto non piove. Raga, tifate per noi. Lasciate un like e vinco. E vinco. Lasciate un like e vinco. Non è che ci voglia molto. No? Un like e vinco. Dai. Per loro oggi con i Dobbiamo giocatori rompere il messi in culo campo grazie alla anche saggio all'Ester. Va bene, razionale di dai. Ole Gunnar. Beh, 3-0 li Leicester con faccio buone adesso. unità. 3-0 li faccio La messa dentro. adesso. 1-0. Fabregio si sblocca. Barilla, Impazziti per Barilla, 2 gol impossibili Barilla. alla loro Primo gioia. gol di stagione. È un gol questo che li Acquisto, rimanica tutti ragazzi, i che loro sforzi. Non ho poteva fatto bene a scegliere questo comprare la Serie grosso B italiana. esperto dalla panchina. 1-0, Leicester Sarà sta già che sotto, ce Leicester ne abbia mancano molta due, dai. testa. Prova ad andare. 1-1. Il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel Mi gol ha che fatto un vale il gol pareggio. assurdo, Loro sto domano. Partita bastardo. bellissima, Chi è? equilibrata, Gray. combattuta. No, rigore no. No. Occhio. Sì, è calcio Tutto, ma d'angolo. non calcio di rigore perché è Manca un veramente. supplemento in questa occasione. Poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo. Poteva Non andargli ci anche voglio peggio. credere. Non ci voglio credere. Calcio di rigore. Non sbaglia il calcio di rigore. Pure. Cioè, Dietro la io l'ho anche porta per il capito, portiere. Su queste brutta. conclusioni volatizio smarcante. Prova la botta. Dai. Una grandissima Schmeichel, in parata. mezzo alle gambe te lo potevi far passare il pallone, Occasione d'oro.
Madonna. invece il passo importante, all'interessato dello spazio e c'è il tiro. Pure così non segno, cioè. Attenzione, occasione. Cioè, anche questa mi ha Viene parato, fermato, Schmeichel. attenzione. Ma veramente che mi ha Ottimo parato anche traversata. questo? Attento qui. Dai. Può metterla in mezzo. La mette in mezzo con questo pallone. Ma che casino sta Attenzione al succedendo? pallone, pronto per il calcio d'angolo. Cioè, sta succedendo di tutto, L'allenatore però decide di non entra cambiare il panchina. pallone. C'è Ma la standing veramente? ovation meritata. Cioè. Giocato davvero bene oggi. Non ci voglio credere. Bene. Attenzione, pericolo. Mamma mia, anche il Pallone, 5-1 occasione stavo per importante subire. questa. Minca, dovevo Bene, fargliene lancia il fischio 3 che mette fine al e match. ne ho presi Sconfitta. 5-4. Porco Giuda. No, all'inizio, cioè, il primo tempo stava andando bene, poi io comunque ho fatto più tiri, allora ho fatto 3 tiri. Come cazzo è possibile? Ah, vabbè, il rigore. Stavolta ho dominato io e ho perso. Vabbè, il calcio inglese è così, non ce la prendeva male. Comunque abbiamo fatto 6 punti su 9 disponibili. Abbiamo vinto contro il Chelsea, che forse era l'unica partita che dovevo perdere e vincere magari contro il Leicester, però... Fottricati, cioè... Non ci incazziamo, non ci incazziamo, non ci incazziamo. Per il prossimo episodio vedrete me spezzettato, nel senso che andrò a sfidare tre squadre, cercherò nel calendario quelle più forti, tipo Manchester, quelle cose lì, e sfiderò solo quelle. Magari le ha perdute tre, però comunque sfiderò solo quelle. Cioè, in quel senso, la prossima è contro Crystal Palace. Allora, guardiamo un attimo la classifica, ma così, tanto per vedere com'è. Noi siamo sempre secondi, a pari punti. A pari punti? Vabbè. Ah, no, 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 sto quando il Leicester, scusate, sono sesto con 6 partite con 12 punti. Vabbè, non è niente di che. Il Crystal Palace è penultimo, quindi... Bah. Non male, non male, non male. Quindi nel mentre che mi salva definitivamente la carriera, vi chiedo lascia un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, Facebook è in descrizione, ci vedremo. Mercoledì con un video di Fortnite, ne sto preparando uno per venerdì che non è né di Fortnite né FIFA. Però è molto carino, quindi spero che ve lo guardiate. Se fosse così, iscrivetevi. Ci vediamo direttamente mercoledì, come ho già detto. Bella.